Il circolo della nebbia cusmorise ritrova i 3 punti dopo 3 battute d'arresto in successione e lo fa con tanto di clean sheet contro la Tenax Castelfidardo, che dopo i match del 15° turno si attesta all'ultimo posto nel girone C di Serie A2. Intorno ai propri millennial Triglia e Vinicius Olivera, la formazione di Marco Sanginario riesce a scalare l'ostacolo fidardense. Dopo un avvio all'insegna dell'equilibrio, è Pascal, con un numero clamoroso di una gran staffilata, a portare i suoi in vantaggio, con successiva dedica speciale per un piccolo tifoso. Il raddoppio, dopo alcune occasioni mancate, lo mette a segno Triglia, che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto sul preciso assist del capitano Di Stefano. Lo stesso numero 21 di casa è poi protagonista di un gioco di prestigio che disorienta la difesa avversaria e consente a Valletta di realizzare la rete del definitivo 3-0. La ripresa è senza grandi sussulti, con i padroni di casa che controllano al meglio i propri avversari e provano ad incidere ulteriormente, colpendo anche due legni con Turek e proiettandosi così nel migliore dei modi verso la sfida di sabato a Porto San Giorgio, che rappresenterà un altro bivio non da poco sul percorso dell'ensemble del capoluogo di regione.